Ciao Susan! Un bacione, bella! Allora, ragazzi, oggi facciamo un live un po' particolare, facciamo una condivisione, condividiamo insieme l'esperienza di due ex studentesse di Europass. Perché? Prendiamo un caffè con loro, chiacchieriamo insieme perché voi, tutti gli studenti, comunque siete il centro, siete il motivo di esistere della scuola Europass. E a scuola, qui, le nostre lezioni, il nostro metodo, che spesso domandano, ma come insegnate italiano? Allora, ragazzi, qui non è l'insegnante che parla e gli studenti ascoltano. Gli studenti sono i protagonisti, come sono i protagonisti, come saranno le protagoniste oggi Michelle ed Aria che ci aspettano. Adesso colleghiamo. Appunto, il metodo è student-centered, per cui studente al centro della lezione. Perciò, ragazzi, già dalla prima lezione, dopo che Elisabetta parla 5 minuti, ciao, basta, parlate voi. E oggi le ragazze rappresentano un po' tutti voi, tutti gli studenti e le persone che vogliono iniziare a studiare italiano. Ta-da! E se volete, potete. Ciao Manuel! Manuel da Cuba, anche lui abitué, sempre presente. Potete anche, se volete, fare delle domande a Michele Daria. Per cui, ragazzi, ci siamo pronti. Abbiamo Michele da l'America, ciao Gulai, e Daria dalla Russia, ok? Da parti completamente diverse del mondo. Adesso aggiungo Michelle e Daria, vediamo. Eccoci qui, microfono, perfetto, ciao Buonissimo, ciao a tutti, ciao a tutti. ragazze! Che belle! Come state, Michelle? Come stai? Sto bene, è molto in anticipo qui a California, ma sto bene, grazie. Esatto, che ore sono lì a San Francisco? Alle 8, un po' più in anticipo per me. È molto presto. E Daria, come stai? Anche io sto bene, grazie. Sono molto contenta di vedervi. Anche io tantissimo. Belle, belle. Allora, iniziamo, vediamo. Cominciamo con Michelle. Ti faccio una prima domanda. Allora, ti presenti, cosa fai? Da dove vivi e cosa fai? Vivo vicino a San Francisco, in California, molto simile alla Toscana. Il tempo e anche la geografia è molto simile. E lavoro, aiuto persone che hanno problemi, problemi di amore, di lavoro, di soldi, della salute. Lavoro con gente per risolvere i suoi problemi. Perfetto, ottimo, grazie Michelle. Andiamo a Daria. Cosa fai Daria e dove sei adesso? Allora, sono Daria, ho 24 anni e vivo a Mosca in Russia. Sì, e sono no, non sono sicura come posso dire, ma sono direttrice di pubbliche relazioni. E
lavoro in un negozio di libri, in libreria, vicino Piazza Rossa, centro di Mosca. Faccio Perfetto. E fai eventi, ottimo, pubbliche relazioni. Ottimo. Allora, quando io ho scritto a voi due per venire a prendere il caffè con me, non avevo pensato a una cosa che avete in comune. Perciò Daria lavora in una libreria e Michelle scritto un libro che Elisabetta ha letto l'estate scorsa al mare, in spiaggia, Michelle. Il tuo libro. Brava, brava. Vuoi dire brevemente di cosa parla il tuo libro? Si tratta delle credenze inconscio che affettano i soldi. Allora, non si vede il mondo com'era, com'è, si vede il mondo come si crede. E quando si cambia le credenze inconscio, si vede il mondo diverso, Sì, in modo no? diverso. Ma anche cose differenti succedono. Quando si cambia le credenze. E come magica. Sì, davvero. Mi ha aiutato molto questo pensiero. Spesso adotto questa tecnica. Brava. Penso sia molto positiva. Sì. Bene. E, Daria. Quando sei venuta a Firenze, che livello di italiano avevi? Super beginner. Zero, zero dell'italiano. Sei tornata in Russia con quale livello, tesoro? Sono stata 2 volte e dopo secondo volte adesso ho B1, B2. Così così. Anche B2, anche B2 per te direi, tesoro. B2, forse. Brava, ok. E Daria, quante lingue parli? Tre lingue, russo sicuramente, inglese e italiano, ma ho studiato francese e tedesco, ma non parlo adesso. Ok, va bene, perciò ad oggi russo, inglese, italiano. Perfetto. Michelle, tu quante lingue parli? Parlo un po' di francese e anche un po' di tedeschi. Ok, non ricordavo questo. Va bene, perfetto. Ok, intanto saluto la mamma, la mia mamma, ciao mamma! Ok, ciao Riccardo, grande anche lui dal Brasile. Allora, ragazze, mi dite cosa fate nel tempo libero? Michelle, che fai nel tempo libero? Un studio separato dalla casa e come si dice? O metto un nuovo e come si dice quale si sta in piede su no Una scala, no? il contrario di il soffitto è E una cantina? La cantina è sotto, oppure la soffitta mansarda sopra. ok, qual è questo? Questo cos'è quello? Il Pavimento, pavimento. eccoci qua. Ho fatto un nuovo pavimento sul mio studio. Cioè, nel tuo tempo libero adesso hai fatto un pavimento nuovo. Ok, ma come hobby cosa fai? Come hobby? Come? Hobby Oh, nel tempo libero. Guardo Netflix. Netflix è un regalo di Dio. Ok.
Va bene, guarda, Netflix mi sembra già, dovremmo inserirlo negli sport, sport 2020, Netflix. Sì. Daria, cosa fai tu nel tempo libero? Io faccio un altro sport. Io corro un po', io faccio yoga, io leggo e anche come Michelle io guardo Netflix. Okay. Ok. Cucino. E cucini. Anche Michelle cucina? O ricordo mangio. Cosa? Non cuocio, ma mangio. È uno sport. È uno sport anche quello. Sì. Ok. Allora, se pensate all'Italia, quale città vi viene in mente per prima? A quale città pensate? Daria, a quale città? Adesso solo Firenze, perché in questo anno Firenze è stata per me come un casa secondo. Ok. Perché... Ma anche Roma, Venezia, mi piace tanto città. Bene, quando sei stata a Firenze tu hai fatto un'esperienza a 360 gradi, tu hai vissuto dove? Hai vissuto in una famiglia italiana? Sì, in famiglia italiana. E mi dicevi che continui a parlare con la famiglia, anche sì. Adesso? Sì, sono stata con signora Pierra. Ciao Pierra. Signora Pierra. Tutti conoscono signora Pierra. È divertente Pierra, è divertente. Va bene, intanto saluto Riccardo, Judith dall'Oregon, la Susanna, ciao, Angela da Chicago, sì, e Nicole dice yoga è bello, sono d'accordo, anche io. Va bene, e invece Michelle, se pensi all'Italia, quale città ti viene in mente? Sì, Firenze, perché è la città preferita per me, sì, e, penso dell'Arno, del Ponte Vecchio, ricordo di prendere un caffè, mi fa felice. Che carine. Quando siete venute a Firenze, perché tutte e due siete venute a Europass, quale monumento avete visto per primo a Firenze? Vi ricordate, Daria? Primo ho visto... O il primo o quello che più vi era amato? Piazza San Lorenzo e dopo Duomo, certo. Duomo. Ok. E Michelle? Forse il Ponte Vecchio, perché è sempre aperto. si vede ogni volta attraverso l'Arno, allora tante volte, e la prima volta credo che era il Ponte Vecchio. Ok, yeah. Okay. E, allora cosa vi chiedo, vediamo, Firenze, Italia, cibo. Io non parlo mai di cibo, che non mi piace assolutamente mangiare, perciò quando pensate a Firenze e all'Italia, a quale cibo pensate? Michelle. Il caffè, davvero, e anche i cantuccini. I biscotti, i cantucci, sì. Santo. Ma anche c'è un posto piccolo, Trattoria Mario, che fa una arista. Sì, buonissima. Arista maiale, sì.
Buonissima. Sogno di questo. Bene. E invece Daria, tu? Cucina di Piera. No, la cucina della nonna italiana. Giusto. Quali erano alcuni piatti che lei cucinava e ti piacevano? Mi piace molto pasta di gorgonzola. Boom! Molto light! Molto light! Sì, tiramisù. Tiramisù è buonissimo. Ma tutto. Tutto che lei fa, perfetto. Immagino in quantità. Sì, sì. La grande quantità. E lei sempre dice, mangia. Mangia tutta cosa. Fa parte dell'esperienza italiana, cioè Italia, Firenze, lingua, cibo, punto. Cibo, punto. E se ti dimentichi cibo, e poi punto. Bene, ok. E invece il gelato, un altro cibo famoso, popolare dell'Italia, quale gusto preferite? Michelle, che gusto preferite? Preferisco il pistacchio e anche il limone insieme. Insieme? Limone, pistacchio. Ok, sì. Pistacchio da prima e limone alla fine per pulire. Esatto. Un po' il gusto. Sì. Buon gustaia, bene. Daria, tu quali preferisci? Allora, sono un po' strana perché mi piace liquirizia. Ok, liquirizia particolare. Mm. E quando prendi il cono alla liquirizia, quale gusto metti insieme alla liquirizia? Dolce e un po' amaro. Ok, e quando prendi il cono metti gelato alla liquirizia e insieme metti un altro gusto oppure... No, liquirizia. Liquirizia e dopo liquirizia. Mi sembra giusto. Perfetto. Vediamo qua che mi chiedono. Allora, come si chiama la torta con marmellata? Torta con marmellata, Nicole. Allora, saluti dall'Argentina, ciao Carmencita. Bene, Dina ha visitato Firenze per la prima volta l'anno scorso. Ah, Barbara, giusto. Torta con marmellata, crostata ovviamente. Con la frolla, sì, crostata. Carla dice la lasagna. Qui di lasagna ne abbiamo mangiata tanta. Aldo chiede, ti è piaciuto il cibo? Sì, allora mangia. Esatto, questa è la tipica cosa che dicono le nonne, le mamme italiane. Sì, Aldo. Allora, quando pensate a Firenze, che ricordo avete? Michelle. Ricordo la piazza Santo Spirito. Sì, abbiamo stiamo seduto, hanno seduto? Andiamo sul riflessivo passato, qui ci sedevamo, brava. Ho avuto una buona insegnante. Fuori da un ristorante e restavamo lì per rilassarci. Sì. Bene, ok, perciò Santo Spirito, i gradini in terra, relax. Mm. Bello, bene. Ok, e invece Daria? Per me non c'è uno ricordo, perché per me Firenze è Europass, Pierre, tutto questo. Sono stata a Firenze per molto tempo. E allora, per me Firenze è
Io passo Maurizio, Ule, tu, Tatiana e Piera. Carina, sono felice, sono contenta. Bene. Ok, e perciò diciamo che come ultima domanda, allora vi domando, vi chiedo cosa suggerite, cosa dite alle persone che vorrebbero studiare italiano? Cosa voi che già avete avuto questa esperienza e si vede dal vostro livello di italiano, ok, che padroneggiate bene la lingua. Cosa consigliate, cosa dite alle persone che vogliono studiare italiano? Daria. Allora, io dico così, quando noi studiamo, noi vogliamo parlare. Allora, parlate. Non è importante come grammatica, importante parlare sempre con tutti a strada, a scuola, a casa. E anche io dico che andate in famiglia italiana, perché ogni giorno potete parlare con qualcuno a casa, non solo a scuola, ma anche a casa. E quando voi sedete, come si dice, e mangiate, voi dovete parlare. Allora, questo è il mio esperienza, ma io dico così. Certo, ognuno, per questo siete qui, certo. È quello che sempre dico anch'io agli studenti, però è bello sentirlo dire da una persona che lo ha già provato e sono contenta. Bene, grazie. Michelle, tu cosa dici? Sono d'accordo con Daria, ma anche ascolto le canzoni italiano e non si sente come lavoro, perché si guida, si sente le canzoni e le parole vanno dentro senza lavorare, sì? Senza lavorare. E qualche volta non mi ricordo una frase e poi viene nella mente una frase della canzone e poi ricordo, sì? Certo, sì. E viene un'altra parte del cervello la musica e aiuta molto, per me è un aiuto grande. Assolutamente. Anche poter guardare Netflix con sottotitoli. Certo. Molte delle tecniche che usiamo anche, tra l'altro, ad Europass, per cui bravissime, io consiglio sempre anche queste cose. Super meraviglioso. No, allora, ma molto importante, andate a Europass. Sono d'accordo. Va bene, ragazzi. E dopo altro. E dopo potete continuare a praticare. Ok, volete aggiungere qualcosa? Volete dire qualcosa voi? Daria? Vuoi dire qualcosa? Io voglio stare adesso con voi. Non qui a Mosca. Amore! Stanno riaprendo tutto, perciò presto puoi tornare. Super prestissimo, ti aspettiamo. Io aspetto quando tutto aprono. Ok. Sì. Ti aspettiamo, tesoro. Michelle, tu vuoi dire qualcosa? Mi
mi fa felice che stanno così tante persone sopra il mondo che viene insieme per imparare qualcosa come la lingua bella, perché quando insieme vengono insieme o venite insieme facciamo un mondo più bello, un mondo più pieno di amore e di possibilità. Allora, è una cosa brava che fate. Amore, ma grazie, ma che carine siete! è sempre grazie a voi, siete voi che siete il centro di questo. E tutti possiamo condividere insieme. Grazie, ragazze. Prego. Grazie a voi. Grazie a voi, sì. Ma grazie a voi anche che siete venute oggi a prendere un caffè con me. grazie ancora ragazze, vi mando un super bacio e un cuore a tutte e due. Ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao belle. Ciao. Ciao. Eccoci. Allora ragazzi, vediamo qui cosa scrivete. La passione per la lingua, un piacere ascoltarvi Alejandra, sono contenta anche che avete sentito l'esperienza di altre due ragazze. Come vedete, gli studenti, che le persone che studiano italiano sono di una vastità grande, c'è una grande diversità. Oggi ho fatto una lezione con Wafa Dubai, con Paolo in Brasile, poi è arrivata Michelle da San Francisco, poi Daria dalla Russia, e davvero si unisce sempre tutto il mondo ed è stupendo, è sempre grazie a voi. E, va bene, vediamo chi c'è qui. Nicole, buona serata, dice anche a Michele Daria. Lina, io sono felice quando vado a Europa, sia a Firenze, sono stata 6 volte. Lina, e ti aspettiamo per la 7ª allora. Ok, ragazzi, allora, così, se volete anche voi, prima o poi, meglio prima che poi, iniziare a studiare italiano, vi faccio solo vedere qui il nostro sito. No, ok, tac, ho sbagliato, tac, neanche questo, ma rifaccio, neanche questo. Ciao Elisabetta, neanche questo, neanche questo. Qual era, Elisabetta? Vediamo se riesco. No, ok. Non c'è assolutamente problema, rimaniamo tutte e tre. Allora ragazzi, qui io vi faccio vedere il sito. Anche tu ci manchi, Nicole. Allora vi faccio vedere il sito, ci sono tante opzioni per tutti i diversi lavori orari. Potete scegliere le lezioni di gruppo, che ci sono 2 volte a settimana, oppure c'è la piattaforma agile se volete studiare da soli per 3 ore a settimana, e poi per 1 ora a settimana c'è un insegnante, io, Tatiana, Maurizio, Enzo, eccetera, con il quale poi parlare per eventuali domande, oppure se volete direttamente organizzare da soli orario che volete, super intensive, ci sono le lezioni private. E a partire da metà giugno ci sono anche le lezioni per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. E se avete domande, potete semplicemente scriverci una mail o scrivere un commento sotto. Ok ragazzi, oggi sono stata puntuale, 17 e ho finito alle 17:32, tac! Vi aspetto allora per giovedì prossimo sempre alle 5, ci vediamo
per un po' di grammatica la prossima volta, cosa dite? Se volete, mi scrivete degli argomenti che vi piacerebbe fare. Ok? Mando un bacione a tutti. Ci siete ancora? Sì? Va bene, Nicole. Allora ci vediamo giovedì prossimo. Qui saremo alle 5. Vi saluto tutti. Carla, grazie a te. Ciao Carla, ciao Nicole, ciao Gulai, ciao Jomb, ciao Lina, ciao Aldo, molti baci a tutti. Sì, Lina, anche un po' di grammatica ci vuole. Un bacione ragazzi, ci vediamo il prossimo giovedì. Ciao, grazie a voi, ciao.